Solenni festeggiamenti in occasione dell'ottavario dei santi patroni di Ginosa, drasticamente ridimensionati soprattutto per quel che concerne l'aspetto prettamente civile. Le modalità di espletamento sono state decise da Don Rocco, parroco della chiesa di San Martino, in accordo con le confraternite ginosine, a seguito naturalmente dei noti avvenimenti che hanno tragicamente segnato Ginosa di ginosini. L'omelia, ufficiata da Monsignor Pietro Maria Fragnelli, è stata interamente dedicata alla tragedia. Fragnelli ha esortato i fedeli, che numerosi si sono riuniti in preghiera, alla solidarietà e alla coesione per la ricostruzione. Parole profonde e sentite, quelle pronunciate dal vescovo della diocesi di Castellaneta, che hanno toccato il cuore dei presenti. Si è avvertita la mancanza della tradizionale banda che accompagna la processione per il paese, ovviamente niente fuochi pirotecnici e venditori ambulanti. Le luminarie, come prestabilito, sono state accese solo al momento del rientro delle statue nelle rispettive chiese, in segno di rispetto per i santi patroni, ma su questo si è accesa una grande polemica alimentata da coloro che avrebbero voluto che le luminarie, per rispetto invece alle quattro vittime dell'alluvione, fossero rimaste sempre spente. Una polemica sicuramente infruttuosa che ha avuto seguito sui vari social, soprattutto su Facebook, dopo che alcuni hanno postato le foto con le luminarie accesa. La chiesa e le confraternite, sorprese dal clamore suscitato, hanno risposto che, di concerto con il vescovo, si è deciso di accendere temporaneamente le luminarie, poiché è simbolo di speranza e voto ai santi. Il riferimento va a questi giorni che non dimenticheremo mai.